Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono War, Luca. E oggi siamo alla SF Academy di Bergamo. Questo è da sottolineare. Oggi abbiamo fatto una giornata intera di soft air con la S maiuscola per quanto riguarda noi. Ovvero un tipo di gioco molto più tattico, molto più lento, in cui non sono vagonate di pallini che vengono sparate, ma pochi colpi quando vanno sparati, e la maggior parte dei casi invece movimento tattico e enfasi appunto su un approccio molto più tattico, per l'appunto. Io sono un comandante tattico. Questo tanto ci metto il filtro bianco e nero. Facciamo vedere anche, dai un piccolo spoiler di quello che vedi attorno. Daglielo, basta. Nel video vedrete una serie di scenari che ci hanno permesso di giocare, ovviamente, con vari tipi di livello di ingaggio, con vari tipi di threats, dall'active shooter a semplicemente un villaggio di talebani, e noterete come al posto di avere un gameplay pieno di key late marker ovunque, si prediligerà prediligerà, grazie mille, un approccio, provate a dire, più tattico. Esattamente. Io vi lascio al video, vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione già adesso per tutti i link del negozio e soprattutto di questo incredibile posto che ci ha permesso di fare questa SF Academy. Ci trovate appunto, e vorrei ringraziare già adesso e anche dopo la Soft Air Police, che noi abbiamo trattato come un meme. Abbiamo scoperto che esiste davvero, sono i ragazzi che ci hanno permesso di fare tutti gli scenari oggi, che si sono dedicati a essere sia quelli che si hanno sparato in faccia giustamente, che i vari figuranti, perché come potete vedere, guarda, un altro piccolo spider qua. È un po' armati. Bene, vi lascio al video e noi ci vediamo alla fine del video. In questo primo scenario il nostro obiettivo era salvare gli ostaggi tenuti prigionieri all'interno della banca da un active shooter e possibilmente neutralizzare la minaccia senza ucciderla, quindi semplicemente incapacitandola e evitando ovviamente di ferire possibili civili. Tutto questo è ovviamente fatto con uno stile molto roleplay, quindi ogni colpo sparato ha un peso, ogni colpo che riceviamo ovviamente ha un peso, ma a differenza di un gioco normale, cosa che per me è la parte più interessante e fica di questo tipo di giocate, è che a seconda di dove il colpo del nemico ci va a colpire, questo avrà un impatto diverso. Per esempio, se veniamo colpiti sul tattico avendo delle piastre balistiche, non per forza saremo morti. Se veniamo colpiti su una mano, idem, ma allo stesso modo, se due colpi ci colpiscono sul tattico, saremo morti. Quindi è un po' una versione diversa rispetto a quello a cui siamo abituati. Carlo, vai secondo, io vado terzo. E tu? È nell'ufficio del direttore. Ok. Ok, allora apriti di lì e coprimi dritto di qua. Grazie, vai. Ok, abbiamo la banca dritta davanti a noi di qui. C'è un civile qua dentro, giusto in fondo, eh. Ok. Io passerei sotto il nastro e pulirei quelle due parti lì. Hai ragione anche tu. Rimani lì, io evacuo questi. Li portiamo fuori di qui. Sentito degli spari? Sì, tirati su, vieni dietro di me. Dammi la mano. Muovo un civile. Gray, prendimelo e portamelo fuori di qui. A 01 abbiamo evacuato un civile, passiamo ad evacuare la paninoteca. Prova a aprire la porta. Giù, 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 alleato, alleato, alleato. Entro, vieni dietro. Venite fuori di qua. Venite fuori. Sì? Vieni qua, vieni qua. Vai, vai, di qua, 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 di qua. Giù. A 03 abbiamo evacuato 3 civili in totale, ci muoviamo verso il resto del team. Arrivo io. Vai, vai. Flash in clear. Sì. Prendo il corridoio, copro X. Porta fuori, c'è l'ambulanza che lo aspetta. Ok. Copri, sì, stai basso. Vai, vai, vai. Vai, passami oltre. Non ingaggiare, aspetta. Vai. Pronti ad entrare? Sì. Ok, lo vedo. 3, 2, uno. Vai, 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 vai
Vai, passa. Tenta gli angoli. Vieni con me, vieni con me. Mi senti? Sì, vieni, 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 vieni. Vieni con me, mettete in sicurezza. È rosso, ma l'ha detto anche lui, dopo. Sì, mettilo lì. Mettilo qua, appoggialo qua, appoggialo qua, aspetta. Io te lo tira su, sennò prima lo si tira su. Appoggiami le mani sul balcone. Grazie. Sì, mani dietro la schiena, gentilmente. Grazie. Sì, stringi piano. Devi scegliere, sì, mi sono un po'. Ok, portamelo fuori. Ok, grazie. Ok, scortiamolo fuori. Bene, bene, avanti. Possiamo andare. Ok, e sfiltriamo il briefing. Alfa 03, sfiltriamo il briefing. Come avete visto, il primo scenario è andato abbastanza bene, anche se molte delle nostre azioni non sono state proprio corrette tatticamente parlando. Nel secondo invece le cose sono andate molto peggio. Avevamo un active shooter di notte che si muoveva, non rimaneva più fermo, e l'unica clip che ho è quella dove mi sparano in testa e muoio. A Grey a trasportare il ferito, io vi copro. Lo vedi lì? Passa da qua, sinistra. Nel terzo scenario invece ci trovavamo in un contesto più simile a un Afghanistan o una delle varie nazioni, regioni, posti in guerra in Africa, e dovevamo ritrovare un possibile talebano barra terrorista barra tante altre cose, senza entrare troppo nello specifico. Quindi ci siamo dovuti muovere attraverso un villaggio all'interno del quale molti dei civili erano armati, perché era prassi fare così. Dovevamo rispettare la cultura locale e allo stesso tempo cercare di trovare questo pericoloso terrorista. Buongiorno. Bagno libero? No. Camera libera? Fuori stanno litigando con coltelli e fucili. Aspetta. L'armadio. Buongiorno. Hanno un anziano e un bambino dietro alla casa dove siete dentro adesso. Buongiorno. Ho chiamato un ragazzo di col coltello e ce ne sono altri due in mezzo al corridoio. Buongiorno ragazzi. Salam. Dobbiamo cavare le scarpe, dai, ci invita. Vedo che sei capo di squadra. Una grande idea, se mi sparano. Buongiorno, roba lenta, ragazzi. Buongiorno. Salam. Occhio anche tra della Mariano, che stanno girando come se fossero appunti. Siamo sempre in coppia, ragazzi, si stanno muovendo un po' tanto. Mettiamo in sicurezza il perimetro, controlliamo i vari angoli e compiliamoci la copertura. Salam, salam aleikum. Sì, e... dobbiamo tornare da Black, credo. Salam aleikum. Ehi, ehi, controlliamo di sotto. Chi è il? Perché il è... Ah, ici. Il è armé. Perché? Calmate la situazione. Calme.
Bientôt, bientôt. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Ragazzi, dobbiamo. Mi serve copertura mentre sposto il ferito. Black mi porta il punto di strada. Ammonettalo. No, se lo ammonettiamo questi sparano. Vuole le scarpe. Preoccupa pa. No, preoccupa pa. Fanno uscire, fanno uscire. No, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, friends. Venez ici. No. Attention. No, no. Tieni ferma la pistola. Qui Alfa 03 dobbiamo esfiltrare. Fermati, girati. Fuori. Fuori, tutti fuori. Dai, gli ho buttato una pistola, se svegli gli altri ci fanno il culo. Sì, aspetta che gli metto le mani davanti così. Io gliele metto lo stesso. Per scale, non so. Ha chiamato fine? Come avete visto, siamo riusciti a portare a termine l'obiettivo, non con poche difficoltà. Siamo anche riusciti a non far scoppiare un gigantesco casino all'interno del villaggio, benché alla fine sia stato necessario usare un pochino di forza brutta per farci largo tra la folla. Il prossimo episodio che andrete a vedere invece è qualcosa di un pochino più particolare, ovvero dovremo andare ad eliminare un gruppo di talebani rinchiusi all'interno di un'abitazione del villaggio e abbiamo forza letale sin da subito, quindi dovremo farci strada per il villaggio che dovrebbe essere deserto, entrare all'interno dell'abitazione, eliminare la maggior parte degli obiettivi e possibilmente catturare vivo un soggetto di interesse. Vedo ostili in casa gialla con arma appoggiata sul tavolo della cucina. Aspetta, aspetta, aspetta. Abbiamo tre tango armati nella casa gialla. Ok. Vai, tira, 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 tira. Dentro, 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 dentro. Ripulite le stanze. Avete controllato i cadaveri? Coprimi un attimo. Ok, perfetto. Vai, perquisisci lui. Qualcuno controlli fuori. Ma che cazzo? Fai finta. Fasciatelo, ci dobbiamo spostare. Tienilo fermo e prendigli la pistola. L'hai presa? Forza ostile in avvicinamento. Se hanno armi a vista, ingaggiate. Aspettate che vi ingaggino loro. Abbiamo perquisito tutto correttamente? Sì, ma senti il tono. No, passiamo dall'altra parte, da sinistra. Abbiamo più copertura. Aspetta. Vado avanti, vado avanti. Non faccio. Civile, civile in mezzo, civile in mezzo. Civile in mezzo alla stanza, attraversiamo, veloci. Vai, corri, 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 corri. Rio, pronto? Vai. Ragazzi, c'è il busto, non lui.
qua. Vai, 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 vai. Via, via, via. Ti copro a sinistra, ti copro a sinistra. Attenzione alle case. No, tu guarda dritto, ti copro io a sinistra. Aspetta che mi avanzo. Ok. Impostate la safe, forza. Vai, portate fuori il coglione. Forza, vai, 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 vai. Che cazzo fate? Blu su blu, blu su blu, mi serve un bandaggio. Non è la m***o, stai, ci serve una... Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Dove t'ha preso? Di sopra, va bene, no, va bene qua. Non terrassi giusto sul gomito. Perfetto. No, no, come avete visto, anche se sono stato colpito da un colpo blu su blu, il colpo non solo valeva ma non mi ha eliminato completamente, sono stato colpito giusto sopra il gomito e questo ha significato che ovviamente avrei dovuto poi passare un tot di mesi in riabilitazione e che le mie prestazioni in campo sarebbero diminuite. I ragazzi della SF Sporting Factory giocano davvero con questo stile di gioco, quindi ogni missione ha un peso, ogni colpo che viene sparato, ogni errore viene pagato ed è molto interessante vedere come questi ragazzi giocano a soft air utilizzando questo sistema da gioco di ruolo. Quello che vi farò vedere adesso, visto che questo era l'ultimo degli scenari che ci hanno fatto fare, è un po' di training, non delle tecniche che sono insegnate perché quelle devono rimanere private, ma più che altro delle piastre prodotte da Orso Technology, che è una branca di SF Sporting Factory, molto molto interessante, che secondo me sarà piacevole da vedere, anche perché sono perfette per allenarsi in CQB e al tiro. Come vedrete, questo percorso si basa sostanzialmente sull'attraversare uno scenario all'interno del quale sono state posizionate queste piastre che fungono da bersagli, che si andranno a illuminare nel momento nel quale percepiranno un movimento. Si illumineranno di tre colori possibili: rosso, blu, verde e poi in realtà quarto colore bianco, che indica la fine del percorso che va colpito per terminare la prova. I bersagli rossi sono nemici che possono essere uccisi con un colpo, i bersagli blu necessitano due colpi per essere eliminati e i bersagli verdi sono invece civili. Dietro la porta, dietro la porta. Vai. Quello che colore è? Bianco, spara! Due. Ehi, scemo, scemo. No. Pronto? Vai. Guarda quello che si è attivato le mani. Shooter ready. Ah! Fottiti. Vai, 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 vai. Apro il bagno. Pulito? Sì. Sì. Pronto? Cosa molto interessante, come vedete qui, è che i bersagli riescono a percepire la presenza di qualcuno anche da piccoli buchi, motivo per cui qui la sessione è stata sbagliata perché non siamo riusciti a colpire il bersaglio perché ero stato visto dalla finestrella. Questo insegna agli operatori a rimanere bassi e non farsi quindi colpire in maniera stupida come la mia. Sono qua in partenza, vado corridoio tra market e pub, sì. Devo arrivare al benzinaio. Vedresti? Avete mancato uno. No, dov'era? Lo vedrete dopo. Shooter ready. Sì.
Attento. Io ti... Controllami sinistra. Dimmi quando ci sei. Vai. Sì, il primo si trova tutti i cosi da prendere. Ho capito, ho afferrato il concetto. Meno iniziate al double tap. Avete visto che iniziate così sì, non sì. Mi frega più. Iniziate tam 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 tam. Laser, oh laser. Stiamo vicini. Vai, io vado a sinistra. Ok. Ah, in fondo. No, era la... vabbè. La punta qua dentro. Io prendo... Sinistro, chiuso. Vai. Che schifo, vecchio, questo. Che schifo. Quella sopra. Tu guarda quella. No. Era lo stagio. Occhio dentro, dentro. Maria, avevi ucciso Maria. Vuoto, vuoto. Vuoto. Io stavo giusto aspettando quel secondo in più per prendere la mira. Lui Bene, siamo arrivati con alla fine del video. Io vorrei ringraziare tantissimo il sensei Luca e ci ha permesso di crescere tantissimo sia come operatori, sia come team, sia come una bella domenica. Quindi di nuovo grazie. La cosa fondamentale è divertirsi. Siamo quindi cresciuti a livello tattico. Soprattutto perché la parte tattica è la cosa più scrivete importante. Scrivete tattico nei commenti. Se scrivete a Rico tattico che apprezza. Siamo provati, si vede dalle nostre facce. È stata una giornata molto intensa. Per lui è un'altra. Per lui è... Stesso giorno, altra mezza. Esatto. No, è un'esperienza che sinceramente non avevo mai provato nonostante avessi già fatto dei corsi e affronta davvero il nostro mondo in modo totalmente diverso. Scusate, mi commuovo sempre quando dico queste cose. Scherzi a parte, però sono felice. Ok, noi non abbiamo fatto così schifo, anche se abbiamo fatto una buona dose di schifo, sì, che avrete visto sicuramente. Speriamo di poter tornare qui, girare altri video e ovviamente alzare il livello di schifo a non schifo, ma accettabile da accettabile a signor oscuro delle arti mistiche tattiche. Mistiche tattiche. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione trovate il link del nostro, ovviamente, negozio a Reggio Emilia, siamo sempre a Reggio Emilia, e della SF Academy di, non Reggio Emilia, ma Bergamo, esattamente. E della Star Software Polis, che è la squadra che ha reso tutto il possibile, esatto, come scenografia. Ragazzi, se siete di Bergamo, avete un culo grosso così, per favore. E quindi di nuovo grazie a Luca che ci ha sopportato, grazie alla SF Polis che ci ha sopportato e supportato. Sparato. Star Software Polis, SF ha mixato. Sì, non ce la posso fare. Ma detto ciò, io vi ringrazio, controllate il link in descrizione, date supporto a questi ragazzi che fanno una cosa incredibile in Italia e secondo me anche in buona parte del mondo, perlomeno dell'Europa. Qui da Red è tutto, io vi ringrazio e come al solito, stay angry!